invitiamo i rappresentanti del, appunto, del quello che è il, l'organo più importante in ambito giovanile, il Consiglio Comunale dei Giovani di Rieti. Siamo con il presidente Daniele Raimondi e con Daniele Simpan. Allora, due parole per rappresentare questa realtà vitale. Diceva prima Davide di sogni che sembravano irrealizzabili. Beh, questo del Consiglio Comunale dei Giovani, insomma, è un sogno diventato realtà. Sì, questa è sicuramente una bellissima iniziativa che ci mette da una parte responsabilizza i giovani nel prendere atto di quelle che sono le decisioni delle politiche giovanili. Noi sin dall'inizio siamo stati eletti proprio per questo, per rappresentare quelle che sono le idee dei giovani e per, diciamo, mettere poi in pratica attraverso l'aiuto degli assessori e delle amministrazioni competenti di realizzare i progetti che vanno a favore delle politiche giovanili. Quello che intendo soprattutto sottolineare è che attualmente lo scambio di idee e di opinioni che possano rappresentare il mondo giovanile avviene tramite blog, forum, e quindi avere a disposizione un servizio come quello che può essere Segnale di Fumo è molto importante per noi. Da qui sicuramente possiamo partire per prendere atto di quelle che sono le esigenze giovanili e poi, grazie all'aiuto degli assessori competenti, intendo soprattutto ringraziare l'assessore Costini e anche l'assessore Rinaldi, con cui ogni tanto ci confrontiamo per mettere in atto quelle che sono le problematiche giovanili e cercare di risolvere. Colgo l'occasione appunto per fare complimenti a chi ha realizzato il sito e di rimanere in contatto anche in situazioni future per poter appunto dare vita a quelli che sono lo scambio di idee e opinioni per realizzare le politiche a favore dei giovani. Ringrazio tutti e poi ci sentiamo la prossima volta. Io per me il Consiglio dei Giovani sono molto contento di questa iniziativa e voglio dire due cose che secondo me sono molto importanti e sono le prime due cose che realizzeremo come Consiglio dei Giovani. Stiamo mettendo in campo, e approfitto visto che ci sono rappresentanti della provincia, il forum provinciale dei Consigli dei Giovani, a breve sarà in campo, con cui ovviamente speriamo di coinvolgere tutte quante le realtà del territorio e promuovere l'istituzione dei Consigli dei Giovani anche nei comuni che non ne hanno fatto richiesta finora. Un'altra cosa molto importante è in cui speriamo, abbiamo intavolato intavoleremo una collaborazione molto stretta, speriamo, con i centri giovanili per cercare di mettere a sistema tutte le energie e le strutture che ci sono disponibili oggi, che provincia e comune e anche tramite le associazioni, a casa del volontariato e via, ci sono a livello dei politiche giovanili. Una criticità però la esprimo su come ha detto l'assessore Costini, sui mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione non devono isolare, e mi fa piacere sentire che dall'amministrazione c'è questo tipo di responsabilità e di attenzione, non devono isolare dal contatto umano, che è la prima ragione di socialità. Quindi usiamo i mezzi di comunicazione, anche noi faremo un sito internet a breve e cercheremo di creare ovviamente dei link e tutto quanto, però non prescindiamo dal contatto umano e sociale, perché è questa la radice vera della società. Grazie. Grazie Daniele per una rete dei sentimenti che è alla base della rete telematica, ovviamente, e il portale si propone in effetti come una occasione per creare sinergie, per inserire eventi di cui poi il portale possa diventare in qualche modo vetrina e testimonianza. Ma mi piace invitare Daniele D'Angeli, che è responsabile del centro giovanile di Città Ducale, una delle eccellenze del territorio. Abbiamo affrontato questa avventura dall'inizio insieme, sei stato uno dei nostri primi interlocutori e con affetto ci hai sostenuto e hai sostenuto la voglia e il sogno dei giovani con delle splendide iniziative. Grazie a tutti per questa bella manifestazione che comunque abbiamo organizzato oggi, perché comunque stare insieme, parlare, confrontarci sta alla base, soprattutto per noi ragazzi. Ho il piacere di conoscere anche il Presidente del Consiglio dei Giovani di Rieti, che è un altro organo estremamente importante per il nostro territorio. Ho apprezzato molto gli interventi che sono stati fatti, perché comunque credo che siano dettati da un senso, diciamo, di apertura nei confronti dei giovani che ne hanno bisogno. Io e David ricopriamo un ruolo un po' difficile, perché è quello che ha maggiore responsabilità, siamo un po' tra filtro dall'amministrazione ai giovani, che ci porta le loro istanze, noi dobbiamo per forza di cose riportarle a quelle che sono degli organi che ci possono in qualche maniera supportare.
Oggi è stato fatto un buon passo, perché fare rete in questo territorio è difficile, perché ha delle caratteristiche morfologiche per cui spostarsi non è semplice, e soprattutto perché ha una caratteristica che noi abbiamo riscontrato nei giovani: la difficoltà di poter pubblicizzare, di essere protagonisti delle loro iniziative e delle loro attività. Un giovane, per organizzare un torneo, sono abbastanza pratico, per organizzare un torneo di calcetto ha delle difficoltà di trovare le squadre. Se oggi mettiamo uno strumento, e non vuole essere sostitutivo per quello che sono i rapporti umani, ma se mettiamo uno strumento di pubblicità, di comunicazione, come quello può essere un portale a cui tutti accedono, probabilmente anche i giovani saranno più invogliati a diventare attori protagonisti di quelle che sono le iniziative che possono portare avanti nel territorio. Queste sono le difficoltà che noi riscontriamo nei giovani, quindi avere uno strumento del genere può in qualche maniera essere un'alternativa all'apatia e alla difficoltà che in questo territorio purtroppo esiste, ma credo che comunque sia un po' la caratteristica dei giovani, avere delle difficoltà a superare quelli che sono i scogli iniziali. In questo dobbiamo essere noi di supporto. A quel punto effettivamente poi tutto sta ai ragazzi, tutto sta a noi giovani riuscire effettivamente a utilizzare questi strumenti nel miglior modo possibile. Io ci devo precisare che far sinergia su queste cose anche da amministrazioni diverse, di colore politico diverso, vuol dire effettivamente trovare la ricetta per risolvere i problemi sociali, soprattutto dei ragazzi. Quindi un grazie all'amministrazione, grazie più grande ovviamente a Fulvio, all'amico Fulvio, che è stato definito un funambolo, io posso dire una cosa, un vulcano, e questo ci fa sperare, perché effettivamente essere sensibili nei confronti dei giovani vuol dire tanto. Detto questo, buon lavoro a tutti, buon lavoro soprattutto a noi, utilizzare nel miglior modo possibile questo strumento che ci è stato dato e continuare su questa strada. Grazie di nuovo. Grazie Daniele, non posso non dare la parola a Marco Iazzetta, che ci ha dato una mano fondamentale. Almeno un brevissimo messaggio lo devi dedicare ai giovani. Sì, grazie. Io, rilanciandomi un po' all'intervento che ha fatto Daniele, vorrei dire che proprio il portale, avendolo vissuto insieme a te, e avendo riflettuto anche con Davide un po', è importante che questo portale però non diventi una, uso un termine forte, un po' una fossa biologica delle varie frustrazioni dei ragazzi. Per cui è importante che i centri giovanili, che diventano a questo punto dal progetto le linee di avamposti, quelli che poi aiuteranno i ragazzi che hanno una scarsa conoscenza del computer da inserire, facciano una specie di codice di autoregolamentazione. Per cui è importante anche questa sinergia, cioè che prima i centri giovanili si guardino tra di loro e capiscano, altrimenti questa bella iniziativa, questo portale può subito perdersi. Noi vogliamo evitare questo, soprattutto per il lavoro che tu hai fatto, per il lavoro che noi dobbiamo fare e per dimostrare che la provincia di Rieti, intesa come territorio, può fare molto e deve fare molto. Grazie. Grazie Marco, ma insieme si può, come dimostrano insomma personaggi illustri che vedo qui seduti a questo tavolo e che veramente oggi hanno dato testimonianze del cuore, insomma hanno parlato all'anima, e credo che si faranno, e lo stanno già facendo, interpreti del messaggio, delle speranze, dei sogni dei giovani in un mondo in cui tante contraddizioni, che prima ci sono state segnalate, ha sottolineato anche l'assessore Costini, veramente ci stanno facendo riflettere in modo inquietante sulla realtà che si sta preparando al nostro futuro, se non avremo il coraggio di accettare la sfida che tu, Marco, ci hai ricordato. Grazie Marco.